E benvenuti ragazzi, sono il Gilbarag, sono qui oggi tornato a portarvi un video che secondo me può interessare, anche perché ho visto che lo scorso episodio, quello dove vi ho portato la migliore classe col Paladin, vi è piaciuto. Quindi se volete che vi porti altri episodi di questa serie qua in cui vi mostro le migliori classi per ogni arma e poi le proviamo insieme in game, lasciate un bel like, cerchiamo di arrivare a 50. Oggi vi porto la classe per il Maddox, che secondo me è, che secondo me, regà, è la migliore arma anche post patch, insieme a, ovviamente, alla Saug e all'ICR, che sono anch'esse fortissime. Questa secondo me è la migliore classe. Infatti, come potete vedere, utilizzo il mirino Ole, anche se tanti utilizzano l'arma senza mirino, ma io lo preferisco perché mi sento più preciso. Insieme all'Ole poi aggiungo 4 accessori, che sono i 2 estrazioni rapida. Perché questo fucile d'assalto qua è molto un ibrido mitraglietta assalto, e utilizzando l'estrazione rapida primaria e secondaria avrete i vantaggi delle mitragliette e i vantaggi delle R. Soprattutto se li utilizzate anche insieme calcio e caricatore rapido. Perché caricatore rapido? Caricatore rapido lo utilizzi perché ha la ricarica di un fucile d'assalto, quindi è abbastanza lenta, quindi cerchiamo di renderla il più simile come movenze alla mitraglietta, e come danno invece lo manteniamo a salto perché non possiamo modificare il danno. Poi aggiungiamo insieme anche un calcio che vi permette di muovervi più rapidamente mentre state mirando, quindi evitate più colpi possibili dagli avversari. Poi io gli aggiungo ancora iniezioni stimolanti e sciacallo, ma qua potete mettervi anche dispositivo Comsec se volete provare a tirare qualche Strix, e qua potete mettere qualche altra roba se non vi piace sciacallo. Direi che possiamo andare a fare un bel tutti contro tutti e la testiamo. Ricordo come sempre che i tutti contro tutti su PC sono impossibili da vincere, trovo. Io sono passato da PlayStation a PC, su PlayStation ne vincevo praticamente tutti, ne vincevo 9 su 10. Qua fatico veramente a vincerne qualcuno ogni tanto. Non so, nelle lobby trovo sempre... Perché allora, su PlayStation magari nelle lobby lo trovavi anche uno forte che si contendeva la vittoria con te, ma qua il problema è che su 8 giocatori o 6 giocatori, quanti sono? 5 sono forti e il sesto è medio, non è scarso, è medio, è quello il problema. La gente è troppo forte su PC, però pian pianino miglioriamo anche noi. Questo qua è italiano, lui è un tryharder e basta, prestigio 5, quindi probabilmente vincerà lui la partita, ma noi ci proviamo raga. Bisogna mai demordere nella vita. Allora, vediamo se il nostro fedelissimo Maddox ci aiuterà per arrivare, non dico alla vittoria, ma almeno sul podio. Perché la vittoria su PC è veramente, veramente difficile. Però noi non molliamo, raga, non molliamo mai. Ok, abbiamo ucciso l'italiano. Madonna, questo qua quanto mi ha sciolto. Sono morto. Questo qua è il livello 7. Questo qua è l'ottavo giocatore scarso che si trova in queste lobby qua a dover competere con noi. Vedi, ma che casino era? Oh. Ok. Guarda questo qua quanto mi scioglie col suo Spitfire. Lui con il suo stupido Spitfire. Come non gli è entrata quella roba lì? Come non gli è entrata? Fatemelo capire. Ok, tu muori. Purtroppo da così lontano non rende il Maddox. Tu muori. Allora, siamo 10 io, 12 lui. La cosa bella di PC è che le partite
sono sempre più combattute, quindi durano di più, perché la gente è tutta forte, quindi non c'è nessuno che fa mai troppe kill di fila, o molto raramente là. Neutralizzato. Comunque siamo 13-14. Ciao te la mina seeker. 17 in 2 secondi. Muori. Firebreak, nemico abbattuto. No, ok. Ricon a terra. Ma perché non muoiono mai quando io li colpisco? Che cazzo, non muoiono mai. Li colpisco sempre, non muoiono mai. Ok, tu muori. Ma guarda te, guarda te. Tu vai giù. Mica ormai c'è partito via, meno lì. Questo qua non va giù. Fanculo, 26. Che spawn è? Come mi è sciolto questo? Che cazzo? Voglio, non voglio vedere nemmeno quanto gli ho lasciato di vita, perché... Firebreak a terra. Il bello è che voi magari di PlayStation crederete che questo qua sia una lobby brutta, ma in realtà questa qua è una lobby normale, cioè tutte le lobby sono così, tutte le lobby di tryhard erano assurdi. Ma noi adesso stiamo di nuovo in questa lobby qua e cerchiamo di fare meglio, perché voglio migliorare e migliori contro questa gente qua, non migliori contro gente scarsa. Cioè guardate questo. Questo qua è fortissimo, cioè, pazzesco. È più forte di qualsiasi PlayStation gamer. Ma mille volte. Ovviamente, cioè, giustamente. Però, cioè, ci facciamo una seconda partita perché io non voglio mollare, raga, non si molla mai. Sì, forse sarebbe meglio la mitraglietta, però il video sul Maddox ve lo voglio portare. E proviamo col Maddox. Cambiamo solo mimetica e mettiamo quella nera, va. Ovviamente sono rimasti tutti tryharder tranne l'unico scarso che c'era nella lobby. Ovviamente. Comunque ve l'avevo detto che questo qua era un tryharder, perché è un livello 55 non prestigiato, quindi vuol dire che uno che vuole avere tutte le armi subito vuole nerdare pesantemente. Quindi figuriamoci, questo qua è un prestigio 4. Porca di 4, l'ho quittato per sbaglio. Che cazzo. Spero mi trovi di nuovo quella lobby lì. E quella lobby lì. Bella. È entrato un altro tryharder. Questa lobby qua è tutta di tryharder. Pazzesco. Non so, come se facessero una lobby su PlayStation dove ci sono solo quelli che ci hanno rato 4. Tutta gente di rato 4. Un TCT con solo gente di rato 4. Ok. Mi pare che prima avessimo fatto 21 kill, 22 kill. Proviamo a fare meglio adesso. Anche se la vedo dura. Ma questo... Cosa cazzo ho fatto? Mi ha scombussolato un botto, raga, quello. Ovviamente quello lì già a 6, per forza. Che cazzo. Mina seeker, ovviamente. Soldato potenziato a terra. Oh, ma cosa devo uccidergli la mamma per farlo morire? Vabbè, mica quanti erano. Comunque ho recuperato da 1-6 a 5-6. Ma tutti con la Spitfire o l'MX9. Solo Spitfire lobby questa. Scemo di merda. Mi rubano la kill. Mi ruba sempre quello lì. Quel Rick lì mi ruba solo le kill. Ma scusate, ma devo essere un fenomeno per uccidere col Maddox uno che c'ha la Spitfire. Tutti c'hanno la Spitfire. Manichino di merda. LOL.
Hola. Hola. Ah, bravo cagnolino. Mangiatelo cagnolino, bravo cagnolino. Tu muori. Ma guarda questo, guarda questo. Figa, tutti col cazzo di Gatorade. Tutti col cazzo di Gatorade e l'asciugamanino. Ovviamente da dietro. Tu muori, oh. E là. Quello col Tempest ci voleva per forza. Di nuovo Syntax, è lui che vince la partita. Madonna, 29. Pazzesco, di nuovo Syntax. Cioè, guardate, raga, io ho fatto 21 kill, sono il penultimo. Tutti, tryhard, perché il problema di PC è che sono tutti forti, quindi la partita è su un livello talmente alto che non c'è nessuno che fa un risultato buono. Cioè, il primo ha fatto 1,67 di rato. Cioè, vuol dire che ha fatto tipo 30-18, cioè una roba del genere. Porca di quella troia, raga. Sono un cazzo di matematico. Guardate qua. 30 diviso 18, 1,66 6 periodi, perché si è arrotonda a 7. Quindi ho fatto 1,67 di lato a mente. Puttana Eva, che cazzo di cavallone. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento. E niente, raga, ci becchiamo direttamente al prossimo video. Oh.